Ho deciso adesso di fare un video a parte perché la questione mi preme molto e merita un ulteriore approfondimento, quella della rivoluzione interiore come modo per uscire dalla crisi economica. Ho fatto questa grande pazzia di dire questa frase perché lo ribadisco in questo video molto breve, perché la crisi non è solo a livello economico, la crisi è molto più profonda, è la crisi di tutto il pianeta che si è rivoltato contro noi stessi, della crisi dell'uomo contro se stesso, contro la propria essenza. L'uomo ha bisogno di riscoprirsi, di riscoprire la sua parte animica e di riscoprirsi nella natura. E solo tornando al contatto con la terra, a lavorare la terra e a lasciare le situazioni, gli schemi che ci hanno imposto e che ci siamo creati, soltanto in questo modo vinceremo la crisi, che poi è la crisi che è in ognuno di noi. Noi combattiamo in fondo con noi stessi e quindi stavolta non ci vorrà odio per risolvere, ma soltanto amore. Amore e silenzio. Sarà la prima rivoluzione silenziosa cominciata in ognuno di noi, nel silenzio del nostro cuore, dove alberga la nostra essenza più profonda. Quindi mettete da parte tutti i vostri fervori, anche politici, eccetera, eccetera. Rinchiudetevi nel vostro silenzio e vedrete che ogni goccia farà un immenso mare e le cose cambieranno. Io personalmente sto facendo il mio e sento già qualcosa cambiare nella mia vita. Mi sento molto serena e in pace con me stessa. Le persone intorno a me lo vedono, non c'è bisogno che io glielo sbandieri. Lo vedono, già solo vedendo l'esempio cominciano a farsi delle domande. E si rispondono da sole i loro dubbi, io non ho da spiegare. Si vede quello che faccio ogni giorno e come vivo. E io, sinceramente, facendo così, la crisi comincio a non sentirla più. E mi sento molto più in contatto con la mia essenza interna, col mio lato spirituale, che l'uomo ha bisogno di riscoprire. Adesso più che mai, è proprio una fase, è proprio una fase questo, si sente nell'aria, si sente a livello energetico che le cose stanno cambiando. Quindi facciamo questa prima rivoluzione pacifica in ognuno di noi. Vi mando un grande abbraccio col cuore, un bacio.